Ebbene, i cittadini sappiano che ora il governo, PD, maggioranza e cantante si stanno interessando dei voucher non perché hanno a cuore la sorte di milioni di lavoratori condannati al precariato più estremo, non per arginare l'avanzata inesorabile della working poor class costretta a tirare avanti con un pugno di voucher, ma si stanno interessando del tema dei voucher solo nel tentativo di disinnescare lo spauracchio del referendum, perché hanno paura del voto. Inoltre impegniamo il governo a abolire subito piuttosto il Job Act. Il Job Act e invitiamo i partiti della cosiddetta sinistra a smetterla di strumentalizzare i lavoratori e la loro dignità per biechi giochi di palazzo. Rassegnatevi, PD, compagni di sinistra e quant'altro. I lavoratori sanno oramai che li avete traditi sulla loro pelle Deputato, e sulle loro deputato, per tasche. favore. Li avete resi persino acquistabili dal tabaccaio come chewing gum. Ebbene, e ora i lavoratori sanno benissimo da che parte stare, stanno dalla nostra parte. Appare chiaro, come diceva poc'anzi la collega Tiziana Ciprini, come effettivamente le politiche sul lavoro fatte dal governo Renzi non avevano altro fine se non quello di drogare i dati sull'occupazione. Assolutamente speculare sulla vita dei lavoratori, perché io trovo, e qui chiudo, ignobile che ci sia un accanimento da parte della classe politica nei confronti di chi lavora. Io mi domando se i colleghi presenti hanno dei figli e se i loro figli lavorano a voucher, e qualora fosse così, se ne sono soddisfatti. Cioè ora le aziende italiane danno appalto ad aziende estere che le vincono per eccesso di ribasso e le aziende italiane licenziano i lavoratori italiani che non hanno neanche un reddito minimo garantito di cittadinanza, chiamatelo come volete, anche se in Europa stanno già parlando di reddito universale. 4, dai 14 ai 20 miliardi di euro per distruggere il diritto in Italia e permettere che un muratore possa lavorare con i voucher a 700 euro in un cantiere dove si rischia la vita. Avete speso tutti questi soldi per permettere che 100.000 giovani possano scappare dall'Italia. Vi rendete conto che votare può fare qualche differenza? E nonostante una vergognosa campagna referendaria in cui la RAI si è schierata in maniera indecente a favore del sì, il no ha vinto con il 60 contro il 40%, iniziate a temere tutti quanti, e fa davvero scalpore che inizia a temerlo ancora di più la sinistra, cosa il voto popolare. Per cui occorre in ogni modo bloccare il voto popolare, disinnescare un referendum sul Jobs Act, magari con mozioncine come queste, facendo intervenire questo Parlamento in fretta e furia per disinnescare il referendum, per poter dire la parte di sinistra, avete visto, abbiamo fatto un piccolo miglioramento su questa indecenza che sono i voucher, e voi salvarvi ancora una volta la faccia da un popolo che ha il diritto di esprimersi, e sapete che si esprimerà contro di voi perché vi odia, perché siete voi che odiate questo popolo. Questa è la realtà.